Vi do il benvenuto per questa festa e questa cerimonia di premiazione per il concorso Dis-moi, dis-moi. In occasione delle giornate della francofonia, il gruppo dei capi delle missioni francofone a Roma ha organizzato insieme all'Institut Français d'Italie le giornate della francofonia in Italia. Il gruppo è composto dalle rappresentanze francofone presenti sul territorio italiano che si riuniscono per dare corpo agli obiettivi dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia. Le iniziative delle giornate della francofonia in Italia hanno come scopo la sensibilizzazione del pubblico italiano e francofono presente in Italia verso la diversità e la ricchezza culturale dei paesi di lingua francese. A tal fine, come ogni anno, nel corso dell'iniziativa viene presentato ai ragazzi delle scuole un paese francofono. Quest'anno a salire sul palco è stato il Canada. Per noi è molto importante anche come canadese di dimostrare tutta questa varietà, siccome la Francia è qui vicino, per noi canadesi che siamo molto lontani, questa è una bellissima opportunità per mostrare un'altra francofonia, questa volta americana. Ogni anno inoltre il gruppo sceglie una tematica sulla quale incentrare le iniziative culturali della giornata della francofonia in Italia. È stato così ideato dall'Institut Français d'Italie insieme alle scuole il concorso Franco Plus 2017. A rappresentare sul palco del Centre Saint-Louis di Roma l'Institut Français d'Italie, Ambassade France in Italie, ideatore insieme alle scuole del progetto, Fabien Rondelli, responsabile del settore educativo. I ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo livello del centro Italia si sono così cimentati nella creazione di canzoni sulla base di 10 parole legate al mondo della francofonia scelte dal Ministero francese della cultura. I vincitori del concorso hanno ricevuto un premio speciale tipico di uno dei paesi della francofonia e si sono esibiti dal vivo sul palco dell'Institut Français Centre Saint-Louis de France di Roma. Come è stato accolto questo progetto dai ragazzi? È stato accolto con molto entusiasmo. Quest'anno la tematica li ha presi molto, effettivamente è una tematica loro vicina e quindi con grande curiosità e passione ovviamente nei confronti della lingua francese abbiamo riflettuto su queste 10 parole e abbiamo cercato di creare un testo che poi rispondesse a quel messaggio di fratellanza e solidarietà che era stato lanciato dall'organizzazione per la francofonia. M'ignore sa pureté, il ne pense qu'à leur intérêt. Une voix murmure dans l'âme, tous ensemble. Ho scritto io il testo, insomma, ci ho lavorato un mese, due, diciamo. La classe mi ha aiutato a finirlo, a finire due frasi. E hanno fatto anche il coro tutti insieme e poi sì, insomma è stato abbastanza impegnativo, poi il giorno delle registrazioni insomma ci è voluto parecchio per registrarla.